Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Ho la voce un po' così perché stamattina ci prepariamo insieme per andare a fare le analisi del sangue. Ora sono ancora in pigiama, ho la felpa ma sotto ho il pigiama. Mi sono svegliata da poco e ho la finestra aperta per far arieggiare le lenzuola e ora ci prepariamo insieme. Allora, devo fare l'analisi del sangue. Il letto mio scricchiola molto, sembra un letto horror e tra l'altro le mie decorazioni horror ancora, tipo ce l'ho da fine novembre. Sono un po' fissata, scusate i capelli. Questo sarà un prepariamoci insieme per questa mattinata e per andare a fare l'analisi del sangue. Non dico il perché, non mi va di dire il perché, però ogni tanto un controllo ci sta. Dico solo questo: fate ogni tanto le analisi del sangue perché sono molto molto importanti. Non posso urlare più di tanto perché è mattina, sono le 8, ancora non sono le 8 e non posso urlare. Non ho fatto colazione, sto facendo il letto. Vedrete il mio pigiamino, molto molto comodo e bello, così con i riquadri tutti colorati e la felpa con lo scheletro, ovviamente sempre e comunque. E il sopra è questo, con scritto Amour rosso, molto molto bello e molto comodo soprattutto. E non facciamo colazione insieme, dopo riprenderò qualcosina quando farò le analisi, quando sarò in attesa. Ce l'ho alle 9:50 e andrò su verso le 9, quindi abbiamo tutto il tempo per prepararci. Ora vado a fare il letto. Questa parte la metterò in velocità velocizzata. Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take. Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take. Allora ragazzi, ho fatto il letto, eccolo lì, bello fatto, bello arieggiato. Ancora la finestra è aperta, ma ora la chiudo perché mi devo vestire e se no mi vedono tutti.
quindi devo chiudere la finestra, tanto ha preso abbastanza aria. Ovviamente accendiamo la luce perché non vediamo niente. Vi stavo facendo vedere nella parte velocizzata cosa mi metto oggi. Questi pantaloni un po' leggeri, mi impappino, scusate, è mattina, capitemi, non ho fatto ancora colazione, molto leggeri, che vanno bene ancora in questo periodo. Però oggi, domani e sabato fa un casino, diluvia, infatti già il cielo si sta preparando per il diluvio. Mi metto questi, poi mi metto questa, vi stavo facendo vedere questa felpa della Levi's, un po' vecchiotta, però guardate, un po' consumata qua sul bianco, però questa è sempre una garanzia Levi's. Mi piace molto come marca. Ovviamente l'intimo non può mancare, però non ve lo faccio vedere ovviamente. Manca una maglietta. Qua ho il mio cassettone, diciamo cassettiera, dove ho una marea di magliette. Praticamente sembra H&M. Ve lo garantisco, sembra H&M. Mi voglio mettere una maglietta larga. E mi metto questa qua. Aspettate un attimo, a maniche lunghe ancora non mi sembra il caso. E mi metto questa qua un po' larga perché sono un po' ingrassata, quindi voglio coprire. Direte voi che te frega, io mi vergogno, ve lo dico chiaro e tondo, mi vergogno. Quindi mi metto questa magliettona presa da H&M, come dicevo prima, con scritto San Diego, California, USA. Questa è super comoda, super chill, con questo color pastello azzurrino che amo alla follia, e questa la amo. E mi metto queste cose. Non so se vanno bene i pantaloni, se sono troppo leggeri, oppure c'ho anche un'altra opzione, però non so se sono sporchi. Aspettate, no, mi posso mettere anche questi. Infatti mi metto a posto di questi, che sono super leggeri e sta venendo giù il finimondo, è freddino. Guardate il tessuto, si vede un po' leggerino. Magari quando ritorna il sole mi metterò questi, per oggi questi no. Mi metto questi della Pirex, non sono sporchi perché mi ero macchiata, però no, è andato via tutto quasi per magia. Guardate, Pirex, un po' acciaccati, però mettendoli si riaggiusteranno. Pirex, ma felpa Levi's non ci azzecca niente, però sti cavoli. Ora mi vesto e sono da voi. Voilà! Ok, mi sono data una pettinata, ma sto ciuffo non stanno a posto. Stamattina i capelli, tanto oggi mi devo fare la doccia in palestra. E i pantaloni sono sempre quelli che vi ho detto prima, Pirex. Ancora la felpa non me la metto perché devo piegare il pigiama. E oggi vi ho detto, farò colazione dopo le 9:50, quindi verso le 10:15, così, perché ci mettono poco per fare le analisi del sangue, lo sapete. Non lo dico per cosa, perché sono miei problemi e non voglio, insomma, vi dico sì, gran parte della mia vita, però non voglio spifferare al mondo di YouTube tutti i miei problemi, quindi perdonatemi, però questo è quanto. Ok, oh, non si scastrano i pantaloni. Già si prepara il tempo. Allora, oggi mette
tipo 65% di acqua, domani 75%, che è venerdì, e sabato 80%. Sabato fa il diluvio universale, quindi non penso che uscirò, starò a casa e niente. Ora mettiamoci la felpina della Levi's, che amo alla follia. Questa amo veramente alla follia, con questa maglietta, questo outfit un po' sportivo, sono un po' anche sportiva. Mi piace molto stare comoda, larga, perché vi ho detto il motivo, e quindi un po' chill, come dicevo prima. Chill, non so se significhi larga, comoda, penso di sì. Scrivetemelo qua nei commenti. Scusate se sono un po' addormentata, impappinata, con la voce un po' roca, ma mi sono svegliata da poco, verso le 7:15. Quindi andiamo a bere un bicchiere d'acqua. Ho una sete, almeno l'acqua la posso bere. Posso bere solo acqua, almeno quella, perché c'ho tanta sete, una sete allucinante di acqua fredda. Poi questa è la mia cucina. Vi porto nel mio frigo. Guardate il mio frigo. Una volta vi voglio fare il video cosa c'è nel mio frigo. Vi interessa? Commentate. Acqua gelida, gelata. Ah, com'è fredda, bene, prendo un bicchiere e beviamo. Almeno l'acqua la posso bere perché ho le labbra secche. Almeno l'acqua. Le sbarre le lascio chiuse perché tanto devo uscire e se entrano i ladri sono cavoli. Che bella l'acqua fredda, mamma mia. Spettacolo. È marmita, ma io adoro. Sentite sempre le lancette dell'orologio in cucina. Ma ormai ci siete abituati, bevo solo acqua. Dopo mi lavo i dentini, il viso, mi pettino un pochino meglio. Ho quest'acqua qua che è la fine del mondo. Questa di San Francesco, buonissima, gelata, c'ho una gran sete e ce l'ho ancora. Terzo bicchiere, via! Scusate, ma c'ho tanta sete, che ci posso fare? Terzo bicchiere bevuto, ok. Si vede quanto è fredda da qua? Cioè è marmita. Devo stringerla bene, se no fa un casino. L'acqua la posso bere solo l'acqua durante le analisi del sangue. La colazione dopo, però almeno un bicchiere c'è. Tre bicchieri d'acqua perché stavo a morire di sete. Almeno quelle e questa la posso bere, se no crepo. Ovviamente, questo è il mio frigo pieno di calamite. Bicchiere, magari lo tolgo. Qui c'è la caldaia, non è che vi interessa. Cosa c'è nel mio frigo? Ve lo farò, Ok, acqua riposta.
Scusate i motorini, come sempre. Il bicchiere lo lascio qua perché se mi ritorna sete lo riprendo. Questo è il mio frigo e un giorno vi farò cosa c'è nel mio frigo quando sarà più pieno. Ovviamente questa è la mia cucina, lavandino, lo sapete com'è la mia cucina ormai, però non sapete il mio salotto e non ve lo faccio vedere, farò vedere in altri video. La mia camera la sapete a memoria, lassù ci sono i Funko Pop, quelli nuovi, qua c'è il binario 9 3/4, il binario, la luce, qua c'è i Funko Pop, 3000 Funko Pop, anche qua, qui ci sono le foto dei miei nonnini cari, e qua la specchiera con le luci a teschio. Ormai la camera mia la sapete a memoria, il telescopio che mi aveva regalato mio padre quando ero più piccola, ma vi parlo di dell'era preistorica. Infatti lo dobbiamo vendere perché non ci facciamo chissà che. Questi sono i nuovi Funko. Non so se vi interessa la mia collezione di Funko Pop. Scrivetemelo nei commenti. Ora andiamo al bagno. Il mio bagno ora è meglio che non ve lo faccio vedere perché è un po' un disastro, pieno di accappatoi e cose varie, quindi è meglio che non ve lo faccio vedere. Ora ci laviamo i denti, ci pettiniamo e tutte queste cosine.
Abbiamo fatto, manca solo una cosa, il profumo, perché non me lo metto mai, io ho il vizio che non metto mai i profumi. Guardate come mi sono pettinata con una molletta sotto, così tiene i ciuffi al loro posto. Stupendamente bene, poi esco fuori e diventano mossi. E non metto mai il profumo perché non è una cosa che mi appassiona. Cioè, per carità, mi lavo sempre in palestra, anche a casa, dappertutto mi lavo. Parliamoci chiaro, mi lavo, non puzzo. Però non è una cosa, mi metto il deodorante, preferisco il deodorante ai profumi perché i profumi mi danno alla testa, mi entra il profumo nel naso, poi va nella testa e mi sento male. Una volta mi metto seduta, una volta è successo con mamma che mi ero messa un profumo, eravamo in macchina e mi aveva dato alla testa, mi sentivo girare la testa, insomma, mi impappino. E io ho detto a mamma: fermati, fermati, cerchiamo una fontanella, me lo devo togliere assolutamente nella mia città. Mi ha detto: ok, la fontanella sta qui nei giardinetti. Sono scesa, mi sono lavata i polsi qua dove me lo ero messo perché mi aveva dato tanto alla testa. Ecco perché io non sopporto i profumi. Perché dopo mi fanno girare troppo la testa se sono troppo troppo forti, ma non riesco a trovare un profumo proprio soft, ecco. Quindi non è la mia passione, ecco perché non mi faccio mai, non mi metto mai il profumo, non è che non mi lavo. Vi ho spiegato il mistero della fede, però mi voglio mettere questo. È un profumo soft che mi avevano omaggiato al Mauris, questo qua era un omaggio perché avevamo fatto io e mamma una spesona e questo non mi dà la testa, è l'unico praticamente, questo qua. Non so se c'è ancora, se era un'edizione limitata. Questo qua è tipo un'acqua profumata, non c'ha odore, quindi mi metto solo questo. Praticamente mi metto solo questo. Ognuno è fatto a modo suo. A me mi danno la testa i profumi. Questa è un'acqua profumata, secondo me. Ecco perché me lo metto. Guardate che packaging stupendo. E tipo, io non metto mai profumi, solo deodoranti. Quello sì, me lo metto ogni volta che vado in palestra, mi faccio la doccia, mi metto il deodorante. Però se no, oppure mi metto solo questo profumo che mi avevano dato al Mauris. Oh, non so parlare quando non faccio colazione, non so parlare, ma anche quando la faccio, ma quando non la faccio è proprio il peggio del peggio. Scusatemi. Davvero tanto. Dopo vi riprenderò, scusatemi, è già tossisco già per il profumo, guardate, ecco, solo per dirvi che è un'acqua profumata, ma l'ho messa troppa e già mi dà la testa, quindi per questo per me i profumi sono banditi, ce l'ho qua però, ce l'ho pochi, ma non li uso. Guardate che figo però, la ragnatela lassù è proprio una figata, un'idea di mio fratello, veramente una figata. E poi i teschi sulla specchiera, fantastici. E ci vediamo dopo, faccio qualche ripresa qua e là e non c'ho paura delle analisi, più che altro per i risultati. E che vi volevo dire, ecco perché non uso i profumi, questo già mi sta dando alla testa, me l'ho messo troppo forse. Forse sì, mi devo mettere la crema viso. Aspettate.
Vi poggio qua sul mouse del computer perché ho la pelle tanto secca, quindi mi devo mettere la mia crema che vi avevo fatto vedere nei Dagli Voce, ci sei? Nei preferiti del mese di settembre vi avevo mostrato questa crema Fresmond che me la metto sempre. E oggi me la voglio mettere in particolare perché ho la pelle secca. Oddio, scusate l'inquadratura. Scusatemi, perdonatemi, non sono una professional proprio per niente. E questa qua è al contrario. Così argentata, specchiata. È per il profumo che ho messo, quindi non lo devo più mettere. Mi dà la testa, i profumi mi danno alla testa. Uno, ti vuoi reggere? Ok. Qui c'è da togliere il cosino. Mi devo mettere la crema perché qua ho la pelle secca, la sento. È così, è giallo zabaglione, dico. Oggi ci prepariamo insieme. Per questa giornata oggiosa, che sarà oggiosa, intanto, oddio quanto l'ho messa qua, metto la mia cremina. Ok, sì, non si muove il telefono. Perfetto, non sono una di quelle YouTuber che trova la postazione perfetta, io appoggio sul mouse, sono una YouTuber a caso, a caso. Ah, tra l'altro si vede la spugnetta, scusatemi, scusatemi tanto, non l'avevo notato prima, si vedeva la spugnetta lì anche. Il profumo che praticamente non metto mai perché qua c'ho l'organizer dei trucchi e quindi si vedono le cose dei trucchi e quindi i profumi non riesco perché già tossivo e già mi dava alla testa. Se ne metto troppo poi casco per terra e non è il caso, quindi non li compro mai, non li compro più. Li compravo una volta, ma adesso ho smesso di comprare profumi. Compro deodoranti. Quelli sì, sopporto più i deodoranti. Ok, cremina messa, che bella consistenza che c'ha questa crema. Io la amo, cioè, me la metterei su tutto il corpo, ma non posso. È solo per il viso questa, eh. Questa crema è solo per il viso. Poi vi faccio vedere la crema corpo che abbiamo comprato io e mamma insieme quando è rimasta un po' sul dito, quando abbiamo comprato anche la crema viso per me. Abbiamo preso anche la crema corpo. Ve la vado a prendere un attimino. Oh, così mi sento meno secca. Magari non mi do gli schiaffi. Scusate, sono un po' agitata. Si vede? Non si vede per i risultati dell'analisi. Quindi sono un po' agitation. Non si è rotto niente, tranquilli. Ok. Crema messa come nuova. Vi vado a prendere la crema del corpo. Allora, vi volevo far vedere se il telefono sta dritto. Ecco, quando io e mamma eravamo andate a prendere la crema viso per me, che mi era finita la prima confezione, questa è la seconda e ho detto tutto perché è strabuona, avevamo preso anche la crema corpo e ci hanno omaggiato all'erborario di questi campioncini, ma ce n'erano molti di più e li abbiamo mangiati io e mamma.
L'abbiamo finiti. Questo ambra e gelsomino, crema vellutante corpo. Questo al miele giallo. Questo magnolia e qualcosa che non riesco a leggere, leggete voi. Crema corpo e ai sali termali, ecco, ai sali termali. E la crema corpo in questione è questa qua con questa foglia verde. Tra l'altro c'è la polvere. Questa è la crema corpo con questa foglia verde e soffice di karité. Leggete, oddio, leggete qualcosa. Soffice di karité, carota e vaniglia. Infatti c'è una carotina e un fiore di vaniglia, credo. È molto buona. È bio, infatti è il bollino verde, cioè questo qua. Aspettate che volevo leggere qualche cosa. Morbida e avvolgente, è una vera coccola per perli più secche ed esigenti, realizzata con ingredienti morbidi e golosi, quindi anche da mangiare, no, scherzo. Non è da mangiare, è un vero dessert per la pelle, contiene oligosaccaridi della frutta, estratto di carota, vaniglia, cacao e karité. Ho detto tutto. Quindi anche da, dice, golosa. No, scherzo, non è da mangiare, però è carota e vaniglia e karité. Questa qua con questa foglia è bio. Non voglio fare danni, ci sta il... C'è scritto anche fatto con amore, che carini. Scusate, ma con le unghie non riesco ad aprire la linguetta con queste unghie, però non voglio fare nemmeno i danni, perché se no la verso tutta e quindi meglio chiudere il tutto. E questa l'avevo comprata insieme alla crema viso. Questa l'aveva presa mia mamma e questa io, però le usiamo entrambe. Se a mamma serve la mia crema viso, la prende. Se a me serve questa, la prendo. Cioè, ciò che è mio è suo e ciò che è suo è mio. Ecco, queste due cosine. Vi volevo far vedere anche il deodorante che uso al momento. È questo qua della Nivea a roll-on. E lo uso quando mi sono asciugata del tutto in palestra dopo aver fatto la doccia. Uso questo deodorante a posto dei profumi che mi danno letteralmente alla testa. Questo è Pearl e Beauty. Se lo volete acquistare, acquistatelo perché è top. Quindi 1, 2 e tre fotocopertina, aspettate un attimino. Ok, fotocopertina fatta, siamo tutti contenti. E ci vediamo quando faccio le analisi, faccio qualche ripresa se posso. 271, postazione 1.
messo più in mano il vlog. Si scusava i capelli, l'acconciatura. Ma dopo, quando salgo in palestra, sto andando in palestra. Dopo le analisi, non ci siamo più ripresi. E ho fatto colazione, vi ho ripreso un pochino lì dentro, ma dentro proprio a fare le analisi non posso stare lì a riprendere ovviamente il tutto e ho ripreso il fuori. Adesso sto andando in palestra con la mia acqua. Questa l'ho presa al supermercato con mamma e adesso c'ho la borraccia, quindi c'ho due acque. E è un caldo allucinante, sto aspettando perché mancano 20 minuti. Sono arrivata un po' in anticipo, però non vado in sala pesi perché ci vado domani mattina e spero che questo vlog vi sia piaciuto. Una mattinata con me, lo intitolerò. Scusate davvero i capelli, quando vado in spogliatoio mi faccio una coda, sono indecente, canottiera super sportiva perché fa caldo, ci sono qua, sembra 30 gradi, ma domani piove anche sabato. Quindi questo vlog finisce qui, scusatemi tanto se non ho più ripreso nient'altro, ma tutto il giorno non ho fatto altro, sono stata a casa, ho mangiato, mi sono riposata, sono andata un po' a camminare con mamma, ma niente di speciale, insomma, riprendere una camminata che non è nulla di speciale. E poi vengo a zumbare non posso riprendere, ovviamente, riprenderò un po' la sala. Quindi ci vediamo dopo e vi faccio un po' vedere com'è la sala, forse. Ora, ciao, un bacio, alla prossima, al prossimo video.